Situazione in Italia e nel mondo NCO 2019. Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan, Cina, ha segnalato all'Organizzazione Mondiale della Sanità un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus, 2019-nCoV, come agente causale ed è stata resa pubblica la sequenza genomica. La maggior parte dei casi si sono verificati nella città di Wuhan, alcuni in altre città della Cina con storia di viaggi a Wuhan. Si sono verificati casi anche tra il personale sanitario venuto a stretto contatto con i pazienti. Casi importati si sono verificati in altri paesi. La valutazione dell'OMS. Il 30 gennaio l'OMS ha dichiarato l'epidemia di coronavirus in Cina emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale. La valutazione del rischio da parte dell'OMS. Molto alto in Cina. Alto nella regione. Alto a livello globale, vedi Situation Report numero 6. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. La situazione in Italia. L'Italia ha bloccato il 30 gennaio con un'ordinanza del Ministro della Salute tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi. Il governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi e nominato commissario straordinario per l'emergenza il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. Due casi confermati. Nessun nuovo caso al 5 febbraio. I primi due casi di coronavirus in Italia, una coppia di turisti cinesi, sono stati confermati il 30 gennaio dall'Istituto Spallanzani, dove sono stati ricoverati in isolamento dal 29 gennaio. La situazione è sotto controllo. Attivata tempestivamente la sorveglianza sanitaria per le persone venute in contatto con la coppia. Scattate tutte le misure previste sia per alcune persone dell'albergo di Roma dove alloggiavano sia per altri turisti tutti asintomatici, che ad oggi non destano preoccupazione. L'Istituto Spallanzani, INMI, rende noto un bollettino medico alle ore 12 circa di ogni giorno sulle condizioni di salute dei turisti cinesi e sui test dei contatti monitorati. Nel nostro paese è attiva una rete di sorveglianza sul nuovo coronavirus, 2019-nCoV, e sono stati attivati controlli e screening sotto il coordinamento della task force ministeriale. Vedi anche. Conferenza stampa del 30 gennaio. Situazione internazionale al 5 febbraio 2020. Ultimo report OMS, numero 16. Globale. 24.554 casi confermati per il nuovo coronavirus, 2019-nCoV, nel mondo dall'inizio dell'epidemia Cina. 24.363 casi confermati. 3.219 gravi. 491 morti. Altri paesi. 191 casi confermati in 24 paesi, un morto nelle Filippine. Fonte, http://www.salute.gov/nuovo-coronavirus/dettaglio-contenuti-nuovo-coronavirus-i-lunga-sp, lingua uguale italiano id 5338 e area uguale nuovo coronavirus e menu uguale www.o.t.o. data ultimo aggiornamento. 6 febbraio 2020, Ministero della Salute.